Diavoli mette anche la parola. La sostanza di questo intervento, quando mi avete chiesto di pensare un intervento sul paesaggio, ho deciso di cominciare di proporre sostanzialmente una traccia di, non è una traccia, è quasi un volume sostanzialmente, un volume che, come che Roberto sapeva, sto scrivendo su una, fuori tempo dalle celebrazioni materiali di qualunque occorrenza, e che assumeva appunto Matera come tutta di qui, c'è cioè un eco involontario, un pregizio, per quanto oggi ha detto anche Augusto, ho assunto Matera come una città cronica. Chiudi il tuo metro. Un cronico partigiano dove sostanzialmente accadono una serie di fatti, e questi fatti, sia fatti fisici, reali, sia fatti politici, culturali, complessi, sia contingenze cinematografiche e fotografiche, sia azioni e situazioni di vario tipo, concorrono alla formazione di questa città come una sorta di cronotopo, dove tra l'immaginazione, in materia che si fa immagine, materia che si fa paesaggio, edificio, costruzione di una diversa modernità, di un progetto di modernità, era quello che mi interessava in proposito. Questa citazione che non vi leggo è una lunghissima citazione, una lunga citazione da Carlo Levi, Cristo si è fermato a Evoli, dell'immagine di una Matera completamente disastrata, sostanzialmente, con i rovesciati, questi imbuti che si chiamano sassi, sasso caveoso, sasso paesano. Ovviamente non sono i sassi di oggi gentrificati, modificati di un'ultima sequenza di Bed & Breakfast, ma sostanzialmente sono i sassi degli anni 40. Grotte scavate nella pelle di argilla in cui da tempo buono. Le strade sono insieme ai pavimenti per crescere la vegetazione di sopra e tetti per quelli di sotto. Se andiamo avanti nella seguente, la terza slide. Nella terza slide invece vai avanti. C'è una citazione di Pasolini, è un Pasolini di fine anni 60. Pasolini ha incrociato, come sapete, Matera, ha lavorato Angela, se mi fai vedere la citazione di Pasolini, è questa, si vede. La terza. Quella dopo? No, questa. Sì, quella dopo non c'era. Come non c'è? Le cronologie, vabbè, allora la leggo io davanti al mio testo. No, ma si vede. Vai prima, vai. Scendete di uno. Andate di uno, c'è caso di. È questa. Venezia, amore, sassi di Matera sono. È questa? No, però non si vede. No. A schermo c'è arrivare ad una strada. E questa ancora. E allora non è. Questo deve perché fare allora non va? Ma la scusate, perché forse dobbiamo fare. Sì, e farla così. Così la vedete? No. Sì, esatto, sì. Esatto. Allora tienila così. Sì. È uno scritto, è un articolo del tempo, Pasolini, 5 aprile. Monumenti, case antiche fatte di pietro, tutto ciò che è stato proposto è divinizzato in una sua figura cosciente, che accorgendosi di non essere più amato non fa che sopravvivere. Venezia muore, i sassi della terra sono pieni di topi e serpenti, colmano migliaia di case bellissime, Lombardia, Toscana, Sicilia diventano rovine. Affreschi che sembravano incorruttibili iniziano a mostrarli scomparsi. Questo è Pasolini. La questione del crollo, l'apocalisse, la rovina, un paese in trasformazione, l'antropologia pasoliniana. Andiamo alle cronologie. Questo lavoro di ricerca lavora su una serie di cronologie che sostanzialmente lavorano presentando diverse forme testuali. In questa cronologia si riportano alcuni titoli che già sono stati citati, appunto come Superstizione di Antonioni, film che poi Antonioni in parte non riconosce per diversi motivi, un cortometraggio, nel Mezzogiorno qualcosa che aveva iniziato, Magia Americana,
di Rigianni, la Lupa di Lattuada, le cronache dell'urbanistica italiana di Ferrari, Rocco e suoi fratelli, Roma e Girato, l'Italia non è un paese povero, il demonio di Rondi, il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, Grazie di Città, Matera di Grasse e Intellettuali di Mauri, che non è un film, come sapete, è un lavoro di Fabio Mauri ed è un lavoro degli anni 70, l'inaugurazione del Mambo a Bologna, che mi serve per, mi devo citare per una questione di chiusura di ragionamento. Il ragionamento che voglio proporvi è un ragionamento che poi si muove attraverso alcune foto. Sostanzialmente, che cosa racconto in questo libro e che cosa cerco di raccontare? Che Matera è il concorso di una serie di operazioni intellettuali, politiche e culturali, e che tutto si muove intorno a processi di intenzionalità diversi, per cui ci sono anche azioni e immagini-azioni che ricorrono, ma che provengono da sfere di intenzionalità diverse e che ricorrono pur essendo diverse come progetto. E questo è una cosa molto interessante. Cioè, nel mio lavoro, qualcosa che cambiava di Pizzani è un film progressivo che cerca sostanzialmente, progressista, che cerca sostanzialmente di raccontarci un sud da riscattare. È un'analisi politica. Questa analisi politica e subito successiva un intervento di Togliatti molto duro sulla condizione della vita a Matera e un intervento in Parlamento italiano che assume Matera come lo scandalo italiano. Questa vita dei Sassi è vista come scandalo, sostanzialmente. Questa vita dei Sassi vista come scandalo produce una serie di effetti. Tra questi effetti abbiamo anche Pizzani, non c'è soltanto l'effetto Pizzani. C'è un effetto che porta a Matera in quegli anni Olivetti, che porta a Matera Olivetti che è presidente dell'Istituto Italiano di Urbanistica, ma in quel momento è stato messo a capo con l'accordo delle forze americane e nei processi di costruzione del paese, della cosiddetta Urra Casas, che è sostanzialmente una grande struttura che produrrà una serie di interventi nel territorio italiano della Stato e post bellico con l'edificazione di numerosi plessi di case popolari. Olivetti prende il modello Matera per uno studio. In questo studio concorrono una serie di soggetti diversi. Uno dei soggetti più curiosi è Hirschman, è un signore che sostanzialmente è un filosofo che ha incrociato l'Italia e di origine tedesca, è arrivato in Italia causa leggi razziali in Germania, poi è fuggito verso gli Stati Uniti. Con una borsa di studio rientra in Italia e scrive questo testo che si chiama Filosofia della miseria. La filosofia della miseria è un riconoscimento della miseria non come miseria umana, intellettuale, ma come condizione precisa di una diversa dignità del lavoro contadino rispetto ad altre forme di lavoro salariato e quindi di identificazione antropologica del lavoro contadino con la condizione precisa e precisa. Questo percorso, se andiamo avanti, scorriamo con le foto, questo percorso ha per immagini ha una serie di esiti, come dicevo, che provengono da sfere tutto diverse. Qui ci sono dei frammenti di Gianni piuttosto che delle foto di Franco Pinna, perché concorre all'immagine, e queste invece sono foto della Lupa, concorre all'immagine di Matera tutta una serie di azioni, una serie di azioni per cui noi vedremo intervenire in quell'area una serie di progetti o di committenze molto peculiari. Bresson, come sapete, da Cartier-Bresson va a fotografare Matera e i Sassi materani all'interno di un progetto sostanzialmente che faceva parte di un'indagine sulla fotografica, sul post bellico. Quindi sostanzialmente abbiamo una identificazione di una Matera che viene retta attraverso il film Bresson. E
che riconosce dentro lo spazio materano quello che poi sarà uno degli argomenti precisi, principali, il concetto di vicinato, lo spazio di costruzione sociale di quella vita nei sassi, che vita è, pur nella promiscuità con gli animali e con le bestie. È curioso però che, per esempio, nel 48 Matera non è soltanto Matera, questo è il punto, perché Matera è così arcaica da poter essere immaginata attuata come il set della lupa. Cioè, Matera diviene una sorta di protocollo dell'arcaico, il paradigma dell'arcaico, al punto che Matera è vista dall'arcaico come il set ideale per la messa in scena dalla partita. Ora, la cosa curiosa di tutto ciò, poi arriveremo agli scontri, la cosa curiosa di tutto questo è che c'è un processo molto curioso di reperage fotografico che precede il film. Come sapete, l'attuale era un eccellente fotografo, aveva pubblicato un quadrato, viveva sostanzialmente prima di vivere di cinema come fotografo, per Domus e Campbella, è un architetto di formazione, e così come Comencini, e anche Comencini lavora per Domus e Campbella per 16 anni, eppure assume Padellani in questo viaggio di esplorazione e Padellani lavora sostanzialmente al reperto fotografico. È curioso che Padellani poi firmerà come assistente del film, ma produrrà ancora un altro set di fotografie che raccontano diversamente Matera come racconta Padellani all'interno del progetto della lupa. Sostanzialmente le immagini, sia le immagini di set che le immagini fuori dal set di Padellani, sono immagini, anche queste, che dentro quell'occasione, quella ricorrenza, il film, il progetto, il film, accompagnano Matera dentro una sorta di etnografia visiva dell'idea di comunità, dell'idea di vita, dell'idea di assembramento, di lì a poco, avremo le foto di Franco Pin, che però va con De Martino, e di lì a poco avremo le foto anche di negli stessi anni sostanzialmente di parte Franco Pin di Zarattini Junior, anche lui in questo viaggio in Basilicata, portato sostanzialmente da De Martino. Sono foto che incredibilmente hanno spesso gli stessi soggetti quando affrontano la terra come centro storico, cioè il sistema dei sassi, e che invece si differenziano quando invece vanno nei borghi, nel fuori della città. Ora, l'idea di città che, se andiamo alla 10, slide 10 con la cronologia, poi torneremo indietro perché ci sono tante foto, qui raccontavo tutto molto, cercavo di spiegarvi questa cronologia. Questo si ferma da Ebbene nel 45, che gli altri visitano Matera nel 48. Nel 49 c'è una legge molto importante, che guardate come la declaratoria, provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori. Si chiama così. È la legge dell'Ina Casa. L'Ina Casa è stata citata prima parzialmente, se non ricordo, da Augusto. L'Ina Casa è un grande processo di modernizzazione del paese che era insito, quindi con la costruzione di alloggi popolari moderni, ma è all'interno di un progetto, di una legge che si chiama provvedimenti per incrementare l'occupazione operaria agevolando la costruzione di casa. È un sistema complicato, cioè sono mutui a riscatto, non vengono concesse delle case, sono le case a riscatto. Il piano prevedeva una guerra settennale, successivamente venne prorogato per quello di 7 anni, ed è molto interessante vedere quello che c'è dietro questo piano. Poi ve ne racconterò perché mi interessa, perché modifica il paesaggio urbano ma anche extraurbano di Matera, perché accende un'idea di modernità di un certo tipo, in a casa, un sistema nel paesaggio meridionale, cioè il borgo produttivo agricolo che era una masseria, vecchio borgo,
c'erano dei borghi periurbani, un concetto che non esisteva sostanzialmente nella struttura urbana del sud. La struttura urbana del sud è sostanzialmente abbiamo dei centri dove si abita, qualche masseria, in quel caso isolata, nella versione siciliana sono i cosiddetti balli, balli in latino, cioè sostanzialmente delle unità quasi autosufficienti che stanno sul territorio, ma sostanzialmente i contadini abitano nei paesi, nei borghi, e vanno ogni giorno sul campo a lavorare. Sono essi stessi attori di una vita urbana, non sono attori di un borgo separato. Questo verrà provocato e acceso da queste leggi che costruiranno, soprattutto a Matera, dei borghi extraurbani, periurbani, di cui parlerò più avanti. Nel 49, non nel 59, De Gasperi visita Matera, nel 52 c'è la legge dello sfondamento dei sassi. Con via 3, per favore, quella successiva. Questo elenco di nomi è un elenco di soggetti che vanno a fotografare. Questi sono tutti fotografi. Sono Seymour, Esther Badley, Fosco Marraini, Cartier-Bresson, Zavattini, Pavellani, poi Mario Carboni, di cui parlerò dopo, Mario Bresci, 67, Ghirri, lavora nell'86 e poi da questa cronologia su cui ho lavorato, da questo campo, da questo spazio temporale su cui avete concentrato il primo. Chi sono questi soggetti? Seymour andrà a fotografare i bambini in Matera perché fa parte di un progetto sul problema dell'orfanato, sul problema sugli orfani, sui bambini rimasti orfani, è un progetto finanziato da UNESCO. E sostanzialmente questo progetto è un progetto di resoconto umanista, resoconto per immagini di un paese, di un paese, di un territorio dell'Europa devastato dalla seconda guerra. E Seymour va a Matera. E per questo dico che Matera è un modo molto curioso, perché costruisce, per esempio, un capitolo interessante della cosiddetta fotografia umanistica, del realismo umanistico in fotografia. Esther Badley invece viaggerà lì come fotografa d'architettura per fotografare gli insediamenti moderni e modernisti finanziati da Murray Casas e quindi dal finanziamento americano. Fosco Marraini ha un lungo progetto, un famoso progetto in cui Marraini voleva lavorare sul sud italiano, un progetto che non prenderà mai una forma definitiva, ma di cui ci sono alcune pubblicazioni. Donato pubblicò un bel libro che in qualche modo parzialmente rendicontava questo lavoro di Marraini negli anni Ottanta. Cartier-Bresson, l'avevo già citato, Zavattini ci arriva a Arturo con De Martino. De Martino non lavora su Matera, ma lavora intorno a Matera, cioè non fa lavoro di campo a Matera. Pavellani, 53, ve l'ho già citato. Mario Carboni è interessante perché è un fotografo piuttosto interessante, anche un buon operatore documentarista a capo del cinema, ancora in mente. Carboni ci lavora perché c'è un secondo viaggio di Lega Sud nel 60 con un secondo libro e torna sostanzialmente a una profilazione fotografica di questo sud accompagnando diciamo un post Cristo si è fermato a Eboli. Se andiamo avanti rapidamente sulle immagini, Angela scusami, qui sostanzialmente abbiamo delle foto appunto di Zavattini, delle foto di vicinato di Cartier-Bresson sono quelle foto, e qui però vedete delle foto moderne, e questo è interessante, perché all'interno del progetto di Olivetti, il progetto di una modernizzazione di Matera, un'analisi del territorio e delle forme sociali di organizzazione della vita locale, ma al tempo stesso di riscatto di questa vita sociale attraverso la costruzione di nuovi borghi, qui abbiamo questo borgo che dal punto di vista della storia dell'architettura, della storia degli insediamenti dell'architettura italiana è cruciale perché è progettato da Ludovico Quaroni. Ludovico Quaroni è un grande architetto urbanista di quegli anni, è baricentrico rispetto al dibattito sulla funzione dell'urbanistica come trasformazione del paesaggio. Questo lavoro lo porta a Matera a lavorare su un borgo che si chiama La Martella. Ci lavoreranno anche altri importanti architetti, Gorio, altri soggetti, Valoni e così via, ma sostanzialmente Quaroni è il capofila del progetto. Capofila del progetto
giusto per farvi capire come funziona questo progetto, è che questo sistema di case, vedete quel sistema di mattoni che si intravede lì? Ecco, questo tipo di casa prevedeva che ciascun contadino, pur abitando una pella di 4 km sostanzialmente dal centro di Matera, al centro storico di Matera, dal colle collina che porta poi all'insediamento storico di Matera, Matera sostanzialmente raccontava così che cosa era. Era un luogo dove questa località aveva forma, ma queste case erano ancora parossa in case contadine dove la stalla era interna alla casa costruita e, incredibilmente, l'animale, l'elemento di vita e lavorazione per ciascun contadino era visibile direttamente dalla casa. C'era un paradosso. La negoziazione con i contadini locali era porta Guaroni a dire che a fare due cose: da una parte gli fa degli interni, non posso far vedere tutte le piante, anche perché ovviamente si vede, non posso descrivere. Negli interni domestici c'è una continuità tra la cucina e il soggiorno, persino con un sistema di vetro passante da cui fornire cibo all'ipotetica famiglia, alla famiglia sostanzialmente, alla cucina. Quindi c'è uno spazio di modernità come le case che già Piero Bottoni per la Triennale inventava come casa buona degli anni 30 e la filmava, seppur da architetto, perché filmava questa casa dicendo questo è il modello. E poi dall'altra parte però, dalla camera da letto, si guarda direttamente, si traguarda addirittura la stalla con la sirena. Se andiamo avanti sulle altre immagini, l'immagine seguente è un'immagine di bambini, queste sono le immagini di Zavattini, qua ci sono altre immagini di ancora zavattiniane, poi ci sono di Pinna, e poi invece sono le immagini di Carboni, Mero Carbone degli anni 60. Cronologia 4, era quello che stavo provando a raccontarvi, cioè 52-54, Volta o Martella, abbiamo regolatori Matera di Piccinato, uno dei puntati urbanisti di quegli anni, quartiere Serra Venerdì, Piccinato, Borgo Venuso, quartiere Spine Bianche, Carlo e Monino e De Carlo che fa un pezzo. Quindi c'è un progetto di modernizzazione enorme di quel paesaggio. Questo progetto di modernizzazione di questo paesaggio è un progetto, se facciamo vedere rapidamente le altre due immagini, 18-19, sostanzialmente è un progetto che ridisegna tutto il paesaggio, e se guardiamo poi le foto, la 20-21, per favore, vediamo due cose piuttosto interessanti. Questi sono i disegni, attenzione, sono i disegni di progetto. Sono case con i giardini, c'è cioè una sorta di tentativo anche di costruire degli orti di prossimità. Quello che era il clivo, la collina, dove sostanzialmente c'erano impugnati in città di sassi, e da cui poi ciascuno aveva il suo micro orto, ma poi andava nei campi a lavorare, viene reintrodotto in questa ipotesi di borgo ideale. Quindi c'è un paesaggio che si trasforma in Mecca, possibile borgo ideale. Questo borgo ideale deve avere tutta una serie di caratteristiche che poi purtroppo non ci saranno. All'inaugurazione Guaroni lamenterà del fatto che non ci sono ancora i sistemi di elettrificazione, che gli allacci urbani non sono fatti, che nel piano degli in casa erano previsti persino gli assistenti sociali che dovevano negoziare il transito verso la maternità e negoziare i bisogni di queste popolazioni che venivano dislocate. Perché? Quello che fu fatto attraverso una legge sullo sfollamento, la gente fu obbligata a mollare i sassi. I sassi non è che fossero particolarmente sporchi o in condizioni igieniche insostenibili. Ovviamente c'era una promiscuità molto forte tra gli animali che vivevano da presso in grotte normalmente ulteriormente più grandi, ipogei rispetto alla grotta dove questi contadini abitavano, e queste famiglie abitavano, che in condizioni erano assolutamente modeste, assoluta, ma molte parti del sud. Matera diventa una cosa di epicentro di un immaginario del sud arcaico, e la volontà di modernità che trova anche in Olivetti, cioè straordinaria figura intellettuale, urbanista, teorico, fondatore di case editrici come Comunità, cioè quindi sostanzialmente un uomo aperto a un progetto culturale complesso. Non a caso chiama anche gli antropologi, il giovane Cantore andrà lì a lavorare, a fare terreno per tentare di capire come andare gli architetti in questo progetto di modernizzazione. Bene, in
col paradosso che i contadini diranno non vogliamo trasferirci la città, non vogliamo abbandonarla, perché la città ci consente un vicinato non obbligato, mentre voi ci sfollate e ci mettete tutti vicini a vivere in un certo modo, mentre noi nella città ci muoviamo. Questa idea che le classi popolari non sono soggetti e basta, sono anche attori, agenti, agenti di cambiamento, agenti di non sono addomesticate e punto, sono sostanzialmente se stesse, come ci mostrano gli siciliani, sono gli anni che vengono pubblicati, ricordatevi, i quaderni sono un sistema di valori. Poi Gramsci sui contadini ha tutta una questione rispetto a quali valori contano, meno tutto italiano, ma questo è un altro discorso che non è il caso di toccare qui. Vedete comunque come il disegno di Quaroni è un disegno che ha a che fare con il pittoresco, cioè sostanzialmente si costruisce una specie di extraurbano che è molto vicino a che cosa? A un immaginario che per un verso è italiano immateriale, per un verso c'è anche un immaginario americano, perché molto dell'idea di comunità che avevano questi architetti urbanisti veniva dal comunitarismo americano, che veniva tradotto negli stessi anni sulle riviste di urbanistica e sulle riviste di architettura pubblica. Questo ci fa vedere come sostanzialmente c'è tutto un incrocio molto, e non a caso gli americani mandano diversi fotografi a lavorare su questo progetto. Dentro l'Accademia Americana che si stava riformando a Roma, alcune persone residenti andranno poi partendo da Roma a Matera a fotografare. Quindi sostanzialmente questo tipo di immaginario, questo tipo di mondo è un mondo edificato, quindi c'è una materia che è immaginata, c'è una materia che è edificata. A me interessava vedere come si incrociavano questi piani e questi terreni. Questi piani e questi terreni, se andiamo a 24, mi interessano perché molte delle ricorsività fotografiche che già si vedevano nei grandi fotografi ci sono nelle foto di campo, di terreno, di Luigi Piccinato, l'architetto che fa il piano. L'architetto che fa il piano fotografa esattamente le stesse cose che fotografa Cartier-Bresson, senza conoscere il lavoro di Cartier-Bresson. Quindi sostanzialmente ci sono degli attrattori veri e propri, spaziali, che diventano oggetto di analisi. L'analisi di un architetto evidentemente è funzionale a un progetto, in questo caso il piano, poi Piccinato da architetto disegnerà, progetterà anche degli edifici. L'analisi o un racconto di un fotografo evidentemente è dentro una sfera di intenzioni diversa. A me interessa vedere come questi terreni si incrociano e come coesistono, come consistono nella formazione di questo immaginario, di questo cronologo che se andiamo anche alla 26 vi faccio vedere le case che faceva Piccinato, queste case neomoderne, come ne possiamo vedere moltissime di queste alle periferie delle nostre città. Quaroni, giusto per raccontarvi qualcosa di più, è autore di una, è considerato dentro la storia dell'architettura l'autore di una delle opere principali di quel progetto, il Tiburtino, che viene progettato da lui e dai Dolfi nel 48-49 a Roma, e che chi è romano può andare a vedere perché è un luogo piuttosto interessante. 48-49, nel 48-49 a Roma, quando Quaroni produce questo suo esito progettuale, che è piuttosto importante, che è un po' neovernacolare, gli architetti dicono che quello è il neorealismo. Mutano dal termine neorealista un'idea che sostanzialmente è quella, il neorealismo in architettura rispetto al nostro neorealismo, al lavoro sul linguaggio del cinema, cioè loro identificano il cinema neorealista come quel luogo, quella modalità di racconto dei quartieri poveri, del popolare e così via. E non assumendo la questione linguistica, che cosa vuol dire il linguaggio tra mondo reale e neorealismo. E ipotizzano il lavoro variante al neorealismo che è l'uso di materiali più poveri, mattoni, provengono dalla tradizione artigiana, piuttosto che cemento, piuttosto che un certo tipo di modernità che sostanzialmente il razionalismo italiano negli anni 30 aveva addomesticato, ricorrendo ai marmi, con Piacentini e con i grandi progetti dell'epoca e così via. Queste immagini sono immagini tutte di progettuali, ma vi avevo citato anche un film che si chiama Cronaca dell'urbanistica,
perché è un curioso film dove il sud viene visto come il sintomo di una nuova modernità architettonica che contrasta tutte le forme banali del moderno. E questo film viene fatto, sostanzialmente ideato, da De Carlo per una mostra del 54 in Triennale, dove sostanzialmente viene usato il film e la fotografia per raccontare l'architettura. Non ci sono disegni, la mostra del 54 dalla Triennale, per la Triennale da De Carlo. Ma la cosa altrettanto importante è che sostanzialmente questo tipo di lavoro usa le immagini esemplari di Lizzari cercava lo scandalo dell'arcaico per costruire un progetto di progresso e modernità. Qui c'è una modernità attenuata, riformulata con dei canoni neopopolari e moderni, al tempo stesso moderni, che però contrasta con un modernismo architettonico che non ha rispetto dei luoghi, non ha rispetto dei materiali, che non ha rispetto del genius loci, dell'idea di sito, dell'idea di spazio come luogo, per tornare a una questione che poneva anche Augusto e che anche Daniele in qualche modo provava a porre, la questione del rapporto tra spazio-luogo, confine, separazione, tipo di... Se andiamo alla 29 cronologie, appunto, queste sono le cronologie che riguardano l'architettura. La Triennale di Milano, che era tutta dedicata all'architettura spontanea, quindi all'architettura legata sostanzialmente alle architetture spontanee e contadine, c'è una premessa da fare, faccio una parentesi velocissima. Già negli anni 30 c'era stata una grande mostra sull'architettura spontanea in Italia, fatta sostanzialmente a Milano Triennale, quella era il grande riferimento ed era una mostra dove le architetture spontanee vernacolari erano raccontate soltanto con mezzi fotografici. Questo è molto importante. Non c'erano disegni, non c'erano rilievi, la fotografia era diventata lo strumento di racconto di quel paese, l'Italia, della mentalità popolare, vernacolare e contadina. La Triennale di Milano 54, De Carlo, Doglio, Paroni, questa idea di modernità attraverso, cioè il cinema che racconta Matera come luogo in cui la modernità ha questa forma. All'interno di questo processo che è il mio libro ci sono tutta una serie di oggetti che in qualche modo vengono qui elencati, case, quartieri, borghi, eccetera, eccetera, cartografie, tenute architettoniche, e poi qui ci sono alcune coppie, le mie coppie. Il sud della sopravvivenza e storia, e su questo mi fermerò dopo, natura versus paesaggio, teorie, ideologie e pratiche dell'abitare, il borgo e la città, il paese migrante, l'accumulazione di primaria di braccia e nuova occupazione. Allora, il sud, prima di andare alla terza cosa che è molto importante, il sud tra sopravvivenza e storia è la questione principale. Matera viene continuamente impegnata, ingaggiata come per un verso sopravvivenza, come per un verso storia. Già durante gli anni 50, i primi anni 60, ed incredibilmente lo intuirà molto bene, lo racconterà molto bene il documentario del 67 di Grass, che è un bel documentario su Matera, che fa parte di una serie di documentari di Grass sulle città del mondo. Nel documentario su Matera verrà fuori che conta in maniera molto chiara che Matera si assume un ruolo: non siamo fuori dalla storia, noi siamo una città molto antica ma non arcaica, perché siamo una grande città ipogea come grandi città insediamenti urbani che dall'Eufrate sino sostanzialmente al Medio Oriente più vicino e poi all'Europa raccontano la storia insidiativa degli umani. L'abitare ha avuto anche una forma ipogea. Noi non siamo arcaici, siamo antichi, abbiamo una storia lunga, più lunga, da ricostruire. Tradurre questa storia come una storia di affollamento di caverne e sfollamento necessario per portare la modernità è banale. Questa è la difesa che viene, che si forma all'interno di gruppi di intellettuali veterani accompagnati dagli antropologi e così via. Natura versus paesaggio, ho accennato. Le pratiche dell'abitare: da una parte c'erano i sassi, dall'altra parte c'era questa modernità. Guarda un po' la modernità
deve avere la stalla controllabile direttamente dalla camera da letto. Il paese migrante e l'accumulazione. Beh, questo è un tema centrale, anche perché è un paese che viene attraversato da grandi migrazioni. Sapete che il Sud produrrà una serie di migrazioni importanti. Il film che in qualche modo racconta la migrazione, il grande film, la grande fiction che racconta la grande migrazione italiana, è ovviamente Rocco e i suoi fratelli. Perché Rocco e i suoi fratelli è importante in questo discorso? Perché Rocco e i suoi fratelli ha un prologo non girato, ma di cui esiste uno script che ho studiato alla fondazione della Chiesa Visconti, e di cui esiste anche un'altra traccia, cioè Visconti da per un mese circa a Matera e fa fotografare Matera. Quindi c'è lo studio di Visconti su Matera per la costruzione di un prologo che non ci sarà dentro, perché da Matera, guarda casa, è Matera che diventa veramente un centro di questo racconto italiano del sud, un vero e proprio cronologo nel senso che vi dicevo prima, e che qui viene nuovamente sussunto persino da Visconti, anche se non avremo poi il prologo, il primo episodio di Rocco e di Cefone. Se andiamo a oggetti 3 e categorie, scorriamo velocemente, norme, leggi, regole, dispositivi, prassi, agenzie, teorie e discipline. Questo vi può interessare parzialmente, però ve lo porto come dato. Per esempio, perché mi ero interessato alle norme e alle leggi? Perché addirittura nei manuali dell'INA Casa sulla costruzione di questi nuovi abitati c'è scritto letteralmente che queste case nuove devono adeguarsi al paesaggio e devono progettare la fucina. C'è sostanzialmente un sistema di regole che in qualche modo prevede che una nuova forma dell'abitare moderna possa essere veicolo di gioia, felicità, di un sistema valoriale così forte, un'assiologia nuova. E quindi le regole, i dispositivi, in questo caso urbanistici, sono legati a questo. È interessante vedere che tutto questo, anche un riscontro, poiché erano atti pubblici, finanziamenti pubblici, gli architetti, ma anche le agenzie, l'INA, altro archivio da guardare, produce un immenso repertorio fotografico per documentare sostanzialmente questo agire, questo sistema di azioni. Questo sistema di azioni che dovrebbe in qualche modo produrre un nuovo paesaggio italiano, una nuova forma dell'abitare per gli italiani che andavano ad abitare. Gli italiani che molto spesso dovevano migrare per abitare in questi luoghi. Da Matera migrano dal centro verso il periurbano, ma molti migreranno dal sud verso altri luoghi e andranno in questi nuovi quartieri dell'Ina Casa per produrre e prodursi dentro questo nuovo abitare e quindi sostanzialmente andare a lavorare. E per questo alimentare questa questione. Categorie, come da subito successiva, ruralismo, comunitarismo, neuralismo, organico, agency, modernità, paese, tradizione e il nucleare come dispositivo politico. E questo è interessante, cioè il tema della sopravvivenza è anche un dispositivo politico. La sopravvivenza, in qualche modo, di alcune virgolette forme di vita arcaica diventa un dispositivo politico che viene di volta in volta o concesso, in qualche caso, da cui la stalla visibile del contadino, la camera del contadino, oppure viene incorporato da chi si trova dentro questi processi di modernizzazione e viene usato come forma di resistenza o di diversa consistenza di queste soggettività dentro lo spazio nuovo che vanno ad abitare. Se è un ruralismo, come vedremo, ve l'ho detto, la questione di Matera è interessante perché Matera è un esito di temporalità diverse. Dentro Matera, dentro il segno classico, i sassi convivevano temporalità diversa, la temporalità arcaica, la vita contadina, e in alcuni casi, pur nella difficoltà obiettiva della vita di questi uomini, di queste donne, di questi bambini, tu vedi segni della modernità. Se tu vedi le foto scattate dentro i bassi, vedi sostanzialmente pian piano, già negli anni 50, quando ancora sono abitati, l'ingresso parziale dell'elettrodomestico nei pochi raggiunti dall'elettricità e così via. C'è una vita ipogenea e c'è una vita basata su una relazione diversa con la modernità e col vicinato. Se andiamo ancora sotto,
tutte le categorie che vengono fuori sono quale durata, se è lunga, che cos'è la storia, cos'è questa sorta di pre-storia, cioè il pre-storico. L'antropologia va a occuparsi del pre-storico, e questo pre-storico però in realtà nella terra è, come dire, una complessa capacità di abitare che precede sostanzialmente, che è insediabile sostanzialmente a circa 500 anni prima di Cristo, quindi sostanzialmente abbiamo insediamenti lunghissimi, ma addirittura Carmelo, scusa, ci portano a finire. Ma volevo solo Roberto, volevo dirti, tieni conto che hai altri 10 minuti, ecco, non vorrei che sì, 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 no, no, ma 10 minuti non bisogna chiudere. Ah, grazie, allora su 10 minuti vado più, meno veloce. No, basta. Allora, la, se andiamo più avanti verso il 38-39, vi ripropone appunto quello che ho provato a dirvi prima, cioè sostanzialmente tutta non la faccio lunga, ma questi manuali erano le strategie normative, le case, erano progettate attraverso degli idealtipi che poi i progettisti ritoccavano e riambientavano. Le fotografie ci raccontano di un processo incredibilmente top-down attraverso i manuali che viene a casa, dal centro si costruiscono gli idealtipi, le aggregazioni di forme ideali, e queste forme ideali di casa diventavano le forme dell'abitare, dovevano divenire le forme dell'abitare di questi contadini, di questi poveri, che migranti verso il nord o abitanti di case moderne. Per esempio, uno degli architetti di, lo dico a Stefano Nerini, uno degli architetti che lavora con Quadroni, firma anche una casa di Catania. Sostanzialmente sono le stesse tipologie di case. È interessante questo processo di modernizzazione che prevede appunto l'idealtipo che via via produce territorio, che produce un paesaggio periferico, i borghi della città che diventano negli anni 50-60 diventano città, vengono via via inclusi nella città. Se andiamo ancora avanti, 40-41, vabbè, andiamo su 41, se torniamo alla, non 40, scusami, 40, va bene, impaginato. Questa città, come materia, diventa un dato televisivo, diventa anche una strategia mediale, di cinema e giornali, e il medium fotografico si muove tra analisi, denuncia e agenzia. Le architetture sono la forma politica, ma anche la memoria del progetto nel conto di storie, e poi le scienze sociali, utilizzando largamente pratiche visive, collaborano alla trasformazione territoriale. Quindi c'è sostanzialmente una città che diventa un incredibile lavoro visivo, perché convergono fotografi italiani e stranieri e ne producono un'idea che è assoggettata a processi diversi di identificazione, di valutazione, di valorizzazione della città. Da chi doveva andare a fotografare i bambini, a chi doveva andare a fotografare le storie, le cose architettoniche, perché c'è una sensibilità di cambio. Quindi c'è questo. Una strategia mediale, perché tra cinema e giornali la città viene continuamente, diventa oggetto e anche, come dire, il luogo del conflitto. Il luogo del conflitto tra modernità, progresso e arretratezza, con diverse letture della modernità che vengono proposte da destra e sinistra, o da democrazia cristiana meglio, e sinistra. La democrazia cristiana dà una lettura accomodante. I borghi devono essere dei luoghi di modernità dove l'assistente sociale può in qualche modo mediare le esigenze individuali. L'importante è che non ci sia la formazione, virgolette, di una coscienza di classe. Questo è scritto molto chiaramente: l'assistente sociale non deve far sì che si organizzino in qualche modo gli abitanti di questi luoghi, deve mediare individualmente, e la famiglia è il luogo di conseguimento dell'assistente sociale. Questo è scritto con l'anima nuova della divina. E il medium fotografico sta tra analisi e denuncia, e alcune delle foto di Franco Pin volute da De Martino andranno anche sui giornali relativamente popolari del tempo, quindi fanno un padellano, cioè sostanzialmente non sono soltanto le foto che fanno parte di archivi antropologici o che diventano
slide per lezioni di mattina. Attenzione, entrano in un mercato delle immagini dove il sud si costruisce come grande questione. C'è la tesi di dottorato di Simone Bellotta, discussa in Cattolica, che discute molto bene questa questione di come in qualche modo le fotografie sono le foto, la foto e i processi editoriali legati alla fotografia, il percorso della circolazione di questi oggetti comporta un'idea di sud, la produzione di una certa idea di sud che in caso di questa tesi lega di caricatura nel processo. Se andiamo ancora avanti poi, le ultime foto, queste foto riguardano sostanzialmente questo tipo di reperaggio di Pasolini. Ora, perché Pasolini? Perché Pasolini non solo, appunto, in quella citazione che mettono in testa, associava Venezia a Matera, con l'asso di Venezia e con l'asso di Matera, ma perché, come sapete, Pasolini ha anche nel film di un atto ha raccontato la forma della città, in quel caso Orte, ma perché Pasolini guarda Matera come cosa. Matera non è più Matera, Matera diventa, nel disegno pasoliniano lo sappiamo, sostanzialmente Gerusalemme. Quindi c'è uno scarto ulteriore, un lavoro ulteriore di dislocazione e di ricollocazione in un altro arco temporale, e una città così arcaica da poter essere Gerusalemme. E quindi è recuperabile addirittura una storia che Gerusalemme ha a che fare con la storia cristiana, quindi letteralmente, non lo scrive Pasolini, ma possiamo vincerlo con facilità, Gerusalemme è la città che fa da punctum inesorabile della storia, perché nasce un calendario, il calendario cristiano. Cioè la nascita di Cristo, la vita di Cristo, il cristianesimo producono sostanzialmente un nuovo calendario, una nuova calendarizzazione del nostro tempo, un nuovo mondo. Matera è così arcaica appunto da poter essere la città ideale per poter raccontare la Cristo. Ed è così radicale a questo punto, anche se va oltre la vostra cronologia, la rimessa in gioco, la mediazione, il pensiero formale, visivo e l'azione di Fabio Mauri, quando decide nel 75 all'inaugurazione del Mambo, la galleria d'arte moderna di Bologna, di proiettare l'intero film sul corpo di Pasolini. Pasolini è su un trespolo, è seduto e antistante l'ingresso iniziale del Mambo, e Fabio Mauri proietta sul suo corpo che cosa? L'intero film, proietta la città, proietta la storia. Cioè questa proiezione, questo gioco mi consente evidentemente di chiudere un ragionamento su Matera che è fatto anche di questa ulteriore visione. Ci sarebbero, e sono all'interno della vostra cronologia anche, c'è un lavoro molto curioso di Mario Cresci, uno dei più importanti fotografi italiani, ancora vivente, però contemporaneo, che negli anni 60 decide radicalmente di trasferirsi a Matera, di mettersi in una scuola di grafica e design a Matera, e fotografa Matera con occhi completamente diversi dai fotografi che l'avevano fotografato negli anni 50, con uno sguardo di radicalmente insediativo di chi abita e vive in quel luogo, ma al tempo stesso che porta la città anche a dei livelli diversi di i ritratti all'interno degli spazi del domestico sono completamente diversi da quelli che invece abbiamo ancora sul domestico. Qual è il senso di questo lavoro? È comporre o scomporre, costruire e costruire Matera e vederlo letteralmente alla luce degli anni, no, certo. Di questo spazio-tempo che in qualche modo come un precipitato positivo, per cui sostanzialmente abbiamo dentro questo spazio immaginato, ma anche questo spazio edificato, totalmente trasformato da una serie di azioni politiche molto importanti che sono sottostanti, che non sono escludibili da questo ragionamento. Perché alcune delle operazioni fotografiche, ma anche filmiche, lo stesso
documentario di Grass, se qualcuno di voi lo ha visto, se qualcuno lo ricorda, è sostanzialmente una denuncia politica dell'azione che il governo aveva fatto dimenticando la vita reale dei sassi, no? Tentando di costruirla paradigmaticamente come vita arretrata e non riconoscendola come vita che in qualche modo aveva la sua dignità organizzazione, cosa che invece altri coeli in quegli stessi anni avevano parzialmente riconosciuto. E quindi la domanda che mi sono fatto è come diverse istanze di fede, diverse sfere di intenzione concorrono e al tempo stesso producono prismaticamente ricorsività e differenze. Ricorsività perché se potessimo guardare in maniera più lenta, in una forma, se volete, proprio di anche non dico non filologica, ma sicuramente genealogica, molte immagini vedreste come incredibilmente ritornano inquadrature, tagli di inquadrature, progetti, come attori speciali, e come invece alcuni scarti visivi in qualche modo si scontrano e ci restituiscono che cosa? Questo continuo oscillare di questo luogo tra storia e altra storia, tra storia e sopravvivenza, e come l'arcaico in qualche modo viene a essere continuamente rimesso in gioco, affrontato, mai sconfitto, ma continuamente rideterminato dalla lettura fotografica e anche dai progetti filmici, cioè in fondo nel costituire materia come Gerusalemme, l'arcaizza in maniera definitiva e pure la mettono a fondamento di una storia possibile. Ecco, mi serve. Grazie Carmelo, adesso sono Roberti. Dunque, io buonasera a tutti, faccio solo semplicemente la punto, però prima la punto rispetto al secondo intervento diciamo teorico, appunto la questione teorica del paesaggio, ma vorrei prima dire una cosa, partendo da questo bella questa bella panoramica di Carmelo, e mi veniva da pensare che viene fuori la centralità del tema del paesaggio all'interno di un esempio come Matera, come set. Allora, per forse una cosa su cui bisognerebbe lavorare al di là, è curioso come l'idea di non fiction si è intrecciata più volte in questi interventi con dei grandi film di finzione, con dei grandi autori. Che rapporto c'è, per esempio, tra Salvatore Giuliano di Rosi, piuttosto che Viaggio in Italia di Rossellini, piuttosto che I film dei Santis, con la questione della non fiction, cioè i grandi film di finzione hanno delle ricadute probabilmente viceversa rispetto alla costruzione non fizionale del paesaggio. Questo forse è qualcosa su cui bisognerebbe interrogarsi, anche perché mi pare che anche se il campo è delimitato 48-68 e delimitato alla non fiction, c'è una grande ricaduta nell'immaginario, cioè voglio dire, credo che il tessuto, l'intreccio che è venuto fuori anche dalle cose che ho sentito è la dinamica tra finzionale e non finzionale, tra luogo, paesaggio, documentazione, documentarismo etnografico sul paesaggio e set finzionale siano fondamentali, sia una questione su cui bisognerebbe lavorare. Faccio un esempio che non è stato citato, il lavoro per esempio che hanno fatto Michele Mancini e Enrico Ghizzi, che fa i falsi ritorni sui set della Terra Trema piuttosto che sul set dell'avventura di Antonioni.
E così lo stesso De Seta, che ritorna sui propri set siciliani di degli anni che ci interessano, poi dopo più di 20 anni con Ritorno in Sicilia, eccetera. Insomma, credo che la suggestione più forte è anche lo stimolo, secondo me, rispetto alle varie unità di ricerca, sia appunto, anche come diceva Roberto, questa sorta di allargare le maglie non soltanto al paesaggio meridiano nel suo irraggiamento, ma anche questa dinamica tra finzionale e non finzionale, tra immaginario e documentarismo. Su questa idea del paesaggio immaginario, che poi è in qualche modo anche il titolo di questo primo incontro,